One Podcast. Alcune cose ci sembrano assolutamente scontate e di buon senso. Ad esempio, siamo abbastanza certi che filmare una persona durante un rapporto sessuale senza il suo consenso sia illegale, ma non è così. Oppure pensiamo che possa essere illegale il catcalling perché a tutti gli effetti si tratta di una molestia, ma non è così. E potrei andare avanti con molti altri esempi, purtroppo. Ora, non è qui che spiegheremo perché molte cose che ci sembrano sbagliate non siano sanzionate dalla legge. Confidiamo tutti, però, che non ci sia la malafede di base o il disinteresse delle istituzioni nei confronti di ciò che accade ai cittadini, ma più semplicemente una mancanza, diciamo così, di attenzione. Grave, ma pur sempre una mancanza di attenzione. Poi però accadono fatti di cronaca che riempiono ore di studi televisivi, pagine di giornali e improvvisamente ci accorgiamo che quel buco normativo è semplicemente imperdonabile e ci chiediamo: ma com'è possibile? Bene, questo è ciò che è accaduto qualche giorno fa, anzi qualche giorno fa si è tentato di tappare uno di quei buchi. Mercoledì scorso, al Senato, è stato presentato un disegno di legge sull'affidamento dei figli in caso di violenza di genere o domestica. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Dunque, secondo EURES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, in 15 anni i figlicidi, ovvero gli omicidi commessi dai genitori o dai tutori nei confronti dei figli, sono stati 447, dato aggiornato al 2017. E dunque è facile immaginarsi che i numeri siano in realtà più alti, perché se dovessimo contare quelli non aggiornati al 2023, evidentemente sarebbe così. Come spesso accade, ovunque e non solo in Italia, ci turbiamo, ci indigniamo di fronte ad un caso di cronaca, come può essere appunto quello di un genitore che uccide un figlio o una figlia, ma appunto, come spesso accade, poco dopo ce ne dimentichiamo. Tutto passa, come sempre. Ci sono però in ogni società quelle persone a cui non passa, o perché coinvolte dall'episodio stesso, o perché motivate da un'iniziativa che ritengono giusta. Nel caso di cui parleremo oggi ci sono entrambe le figure. Mercoledì scorso, al Senato, è stato presentato un disegno di legge sull'affidamento dei figli in caso di violenza di genere o domestica. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Elisa De Marco, podcaster, youtuber e scrittrice. Questa è la risposta che mi ha mandato. È stata presentata questa legge in Senato perché c'è un vuoto legislativo per quanto riguarda la protezione dei bambini che vivono in un contesto di violenza domestica quando vengono affidati a enti terzi. Questa proposta di legge, il DDL 91, deriva da un fatto, una tragedia avvenuta al figlio della signora Antonella Penati, che è la donna che sta portando avanti questa grande missione. Suo figlio, Federico Baracat, nel lontano 2009 è stato ucciso dal padre violento, padre già denunciato 10 volte dalla madre, che però non è mai stata creduta, ed è stato ucciso all'interno di una struttura ASL durante un incontro protetto. E questo perché l'educatore incaricato si era allontanato lasciandoli soli. Questo incontro era stato imposto dall'ente affidatario che aveva la custodia di Federico durante tutta la durata della visita protetta. A causa di questo vuoto legislativo, però, tutte le persone coinvolte sono state assolte, tranne il padre che si è tolto la vita. E sono state assolte perché nel decreto di affido all'ente non veniva precisato l'obbligo di proteggere il bambino nella sua incolumità, ma solo di gestire il contenuto educativo di questi incontri protetti. E questo è assurdo. Questa legge quindi va a specificare dei punti molto importanti che, se approvati, potrebbero davvero fare la differenza e potrebbero tutelare e proteggere molti bambini che si trovano
trovano nella situazione di Federico, perché ce ne sono tanti. Questa legge prevede, prima di tutto, che nei casi di violenza domestica il minore venga immediatamente allontanato dal genitore violento e che il giudice disponga l'immediata sospensione del suo diritto di visita e, previo immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie, disponga l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore o, nel caso in cui questo non sia possibile, a parenti entro il quarto grado, prima di affidarlo ad enti terzi. Nel caso in cui debba per forza essere affidato a enti terzi, questa legge responsabilizza i soggetti terzi affidatari, che assumono tutte le responsabilità genitoriali, compresi appunto gli obblighi di protezione del minore, quindi sono responsabili della sua vita anche solo in caso di affido temporaneo, cioè sono responsabili dell'incolumità del minore per tutto il tempo in cui il minore è affidato a loro. E mi rendo conto che sembrino cose quasi scontate, uno lo dà per scontato che chiunque abbia in affido mio figlio minorenne sia responsabile per la sua incolumità, e invece non è sempre così, e questa cosa va risolta perché i bambini vanno assolutamente protetti. È stata lanciata anche una petizione a supporto di questa proposta di legge, che si può trovare su change.org cercando semplicemente DDL 91 o approviamo il DDL 91 subito, che va firmata da più persone possibili affinché quello che è successo a Federico non succeda mai più. Grazie a Elisa De Marco e complimenti per aver, come dire, raccontato questa storia, quella di Federico Barakat, per aver supportato la madre Antonella affinché appunto questa legge arrivasse in Senato, questa proposta di legge, ecco, arrivasse in Senato. Come dire, è anche una buona notizia per chi fa questo mestiere, no? Non sempre raccontiamo soltanto storie, a volte appunto da un racconto può nascere qualcosa in più, proprio come in questo caso. Quindi complimenti. Ovviamente, se ci saranno novità, tornerò a parlarne qui a Ma Perché. Intanto io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e, come sempre, vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma Perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.